Oggi è la seconda giornata del convegno finale sul cervo sardo, Corso. Ieri abbiamo seguito una serie di relazioni molto interessanti. Faccio una breve sintesi per chi non avesse partecipato alla giornata di ieri. Il progetto LIFE, One Deer to Island, è un progetto finanziato dalla Unione Europea per la conservazione di questa sottospecie in Sardegna e Corsica. È un progetto che ha impegnato l'ente foreste prima e l'agenzia Forestas oggi, la provincia del Medio Campidano, oggi Sud Sardegna, la provincia dell'Ogliastra, oggi provincia di Nuoro, e l'ISPRA, in azioni di conservazione della specie, sia in Sardegna che in Corsica. Azioni che stanno ancora procedendo, ma che praticamente hanno portato alla creazione di quattro nuovi nuclei di cervo sardo, due in Sardegna e due in Corsica, la creazione di corridoi ecologici all'interno delle aree di presenza di questa specie e soprattutto in Corsica, che è una popolazione di cervi originata da pochi individui, se non sbaglio poi ne parlerà più diffusamente il primo relatore, che è dottor Becco, che è uno dei padri della conservazione della specie in Sardegna e in Corsica. La popolazione corsa è partita da circa 5 maschi fondatori, se non sbaglio, vero dottor? Quindi una popolazione che aveva un potenziale problema di consanguinità, insomma problemi legati al famoso collo di bottiglia genetico, e questo progetto appunto è servito a portare nuovi individui, quindi nuovi corredi genetici nella popolazione. Lo presento, allora, il dottor Enea Beccu ha lavorato per tanti anni all'azienda Foreste Demaniali della regione Sarda, che poi è diventata Ente Foreste e che poi dal 2016 è diventata Agenzia Forestas, e poi passato al Corpo Forestale, sempre della regione, dove è stato per diversi anni comandante, quindi ha seguito un'attività diversa. Passo direttamente la parola al professor Becco. Buongiorno. Allora, io ho chiesto questa presentazione, scusate se ogni tanto mi manca la voce. Questo che vedete sulla sinistra è un pannello in legno che rappresenta le due isole e che io feci fare a ricordo proprio della donazione che noi Sardegna facemmo alla amica vicina isola di Corsica nel 1985. Il palco fu segato, è un palco di un maschio, il primo maschio esportato. Noi durante le esportazioni nelle casse abbiamo sempre segato i palchi per evitare danni dovuti a possibili colpi di testa contro il legno della cassa, magari poteva determinare anche le lesioni al collo. Quindi venivano recise, le aste venivano recise. L'asta sinistra la tenemmo noi, l'asta destra la donammo al Parco Regionale Naturale della Corsica, che spero la conservino. Poi gli amici corsi, che sono giovani, ci diranno se ancora ce l'hanno. La conoscevate? La conoscevate?
questo rappresenta il punto di partenza, perché partimmo da Scanoneris e su vedete l'altro puntino che identifica Quenza, no, il primo recinto di arrivo, quindi la prima reintroduzione. E ripeto, questo noi l'abbiamo conservato a memoria di quell'evento, e mi auguro che il parco conservi l'altro con l'asta destra. Vabbè, anche io sono in pensione, ma questo non, ma non deve andare in pensione, perché adesso io ho visto, non è che voglia polemizzare, per carità, però un emblema proprio che calzava a pennello, no? Due isole e un cervo, e certo il logo che avete presentato va bene, ma per Bacco c'era già, è molto più espressivo a mio giudizio. Questo comunque, per chi volesse vedere l'originale e non la foto, viene conservato nel cosiddetto Museo del Cervo Sardo, che è in quel di Foresta Demaniale di Sette Fratelli, di cui si è parlato tanto anche ieri, Sette Fratelli ritorna continuamente, qui a 40 km da Cagliari. Museo, diciamo, con questo titolo pretenzioso, ma in effetti è una sala espositiva dove, e soprattutto allora, io raccolsi tutto ciò che era possibile sul cervo sardo, perché di questo benedetto cervo non si conosceva nulla. Fantomatico no, perché io ebbi l'occasione di vederlo per la prima volta due o tre giorni dopo aver preso servizio all'azienda Foreste Demaniali nel 1968. Feci questa escursione a Sette Fratelli per conoscere un po' l'area in cui avrei dovuto operare, e mi imbattei, ci imbattevo io e il maresciallo Fraioli, che allora comandava la stazione forestale in Sette Fratelli, prima in una coppia di cervi che letteralmente ci tagliarono la strada forestale, diciamo, in mezzo alla vegetazione, seguite poi da un ulteriore maschio, un bel esemplare, no? E, come sempre, quando hanno bei palchi appaiono molto più grandi di quanto in realtà siano, ma io rimasi impressionato, perché giuro, fino a quel momento, che esistesse il cervo in Sardegna sinceramente non lo sapevo. Non era il mio primo lavoro, avevo già lavorato diversi anni in Svizzera, a Budusò, come forestale. Di questo cervo non ne avevo mai sentito parlare. E quindi questo maresciallo Fraioli invece mi parlò. No, dottore, qui esiste il cervo, sì, e ogni tanto lo si vede, ma soprattutto lo si sente poi qui e poi là, mi raccontò, e questo mi incuriosì tanto. Bene, forse è stata la scintilla di interesse che poi ho coltivato nel tempo, perché mi sono trovato a gestire tutte le aree in cui ancora sopravviveva il cervo sardo. Per sorte ero direttore provinciale per Cagliari e Oristano delle foreste demaniali, quindi anche quelle di Pula,
del cervo sardo. Ecco, bravo. Quando si cominciò a parlare del cervo sardo, io vi ho raccontato del primo contatto, però conobbi in quegli anni anche Elmar Schenk, un ragazzo tedesco più o meno mio coetaneo, col quale facemmo subito amicizia, ci trovammo anche in comunione di vedute per quello che riguardava la conservazione degli ambienti naturali e anche delle specie. Lui era un ornitologo soprattutto, un'ottima persona e grande conoscitore della materia. Però entrammo in contatto anche per il cervo, perché dalla Corsica era giunta notizia che i corsi cercavano di avere qualche coppia di cervo sardo, essendosi il loro cervo estinto intorno al 68-70. Non erano neanche certi esattamente della data di estinzione. E il bracconaggio, questo ricorda il bracconaggio, certo, io come direttore provinciale veniva a conoscenza ogni tanto, vice il maresciallo Rossi che comandava allora la stazione forestale di Piscina Manna, di Pula e Scanoneris, che quindi mi relazionava su ritrovamenti di questa o quella carcassa di cervo, oppure di un cervo catturato al laccio, oppure di bracconieri sorpresi in flagrante e via dicendo. Quindi la presenza del cervo c'era, però del cervo non sapevamo nulla. Quando arrivò questa notizia, questa richiesta, attraverso il professor Massoli Novelli dell'Università di Cagliari, che aveva contattato o aveva conoscenze con il Parco Regionale della Corsica e quindi aveva detto: ma noi, da noi c'è il cervo, i corsi sono, diciamo, molto interessati alla questione. Erano dubbiosi, per la verità. Comunque telefonarono e presero accordi per fare un sopralluogo. Sopralluogo, siamo nel 1977, ebbe luogo, andammo a Castiadas, dove eravamo sicurissimi di vederli, o quantomeno di vedere le tracce, i segni di presenza, molto più facilmente che altrove. Quindi andiamo lì, nella vallata di Acqua Gallenti. Non riuscimmo a vedere i cervi. I corsi erano venuti numerosi, incuriositi, volevano vederlo, però non riuscirono a vederlo, ma si convinsero che esisteva, perché tracce ne vedemmo tante, tracce mai così fotografate come quelle, perché tutti dovevano portarsi appresso un ricordo di questa presenza e quindi di questa potenziale speranza di una rivitalizzazione della loro fauna attraverso possibili eventuali introduzioni. E così cominciò la storia. Nel 78, torno indietro nell'altro, perché nel 78, ecco, questa ricorda proprio la prima riunione fatta. E mi piace vederlo perché ci siamo tutti quelli che facevano parte della delegazione sarda. Sono riconoscibili, per chi li ha conosciuti, il dottor Carlo Fortelioni, amministratore della provincia di Nuoro, il dottor Carlo Arrica, amministratore della provincia di Sassari, Elmar Schenk, il dottor Carlo Boni, che era l'ispettore
manca il dottor Lepori, allora direttore generale dell'azienda Foreste Demaniali, è fuori campo, semplicemente per quello. La delegazione salta. Ci intrattenemmo circa 6 giorni. I corsi ci fecero visitare diversi siti, volevano da noi un parere sul sito più idoneo, in base alle nostre conoscenze, dove fare una prima reintroduzione. Scegliamo Quenza, ci fecero vedere altre campagne, a Zicavo, adesso mi sfuggono altri nomi. Comunque ci concentriamo su Quenza, perché era sicuramente la più idonea per le caratteristiche floristiche, pedologiche, climatiche. E così nacque il progetto. Progetto senza animali, chiaramente. Però, rientrati in Sardegna, ci ponemmo noi tecnici sardi il problema, come fare? Si partiva da zero, intanto bisognava catturarli non era semplice, per chi conosce l'habitat del cervo in Sardegna e tiene conto della bassissima densità da allora, può così immaginare quanto fosse difficile vederli. Magari si avvertiva la presenza attraverso le fughe in mezzo alla vegetazione, quindi i palchi che sbattono contro la legna fanno un rumore tipico proprio di tavola a tavola, no? Che si sente il maschio che scappa. Però vederlo non era così semplice, e catturarlo. Bene, con i corsi si era messo a punto un programma che prevedeva la reintroduzione in Corsica a fini di ripopolamento, senz'altro, ma che si prefiggeva anche lo studio di questa specie sotto tutti gli aspetti, e che conteneva comunque una clausola che noi assolutamente insistemmo perché venisse inserita nel protocollo d'intesa, che era quella di che gli amici corsi avrebbero dovuto impegnarsi, non loro personalmente, ma lo Stato francese doveva impegnarsi a non introdurre mai il cervus elaphus, ipe elaphus o altra specie o sottospecie del cervus elaphus in Corsica. Questo perché noi pretendevamo che il cervo che potenzialmente noi avremmo dovuto cedere e si mantenesse in purezza. I corsi furono d'accordo, no? Quindi ci fu, a monte di tutta l'operazione che poi ebbe seguito, ci fu un documento, un protocollo d'intesa firmato per l'allora ministro dell'Environnement, dal dottor Servat, che era all'epoca direttore generale del Ministero, e per noi dal nostro assessore, che era all'epoca Giorgio Carta, il dottor Giorgio Carta. Quindi i corsi sono impegnati a non introdurre mai nessun cervo di altra sottospecie o specie. Perché nella malaugurata ipotesi che ciò che era accaduto in Corsica
si potesse verificare anche in Sardegna, noi pretendevamo e i corsi ci obbligavano a fornirci cervi dalla Corsica. Rivolevamo il nostro cervo, cosa che sarebbe stata messa in pregiudizio nell'ipotesi di introduzione di altre specie. Vabbè, questi sono tutti gli antifatti. E torniamo alla Sardegna. E i tecnici, ve li ho fatti vedere, i tecnici dirigenti della foresta demaniali, però in sostanza Forteleoni dirigeva l'ufficio della provincia di Nuoro, Rica quello di Sassari, quindi il responsabile ultimo sono stato io, perché dirigevo i territori in cui il cervo si trovava e quindi mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a pensare. E per prima cosa, come fare per catturarli? E qui ci vennero incontro gli amici francesi, perché fecero venire il direttore del parco di Chambord, parco presidenziale di Chambord, e il direttore dalla Svizzera, il direttore del parco dell'Engadina. Il parco dell'Engadina è quello, è il versante svizzero dello Stelvio, tanto per intenderci. Entrambi i luoghi ricchissimi di cervi, entrambi questi funzionari tecnici esperti in cattura di cervi. E vennero, fecero sopralluogo, vedemmo un po' tutto e portarono anche dei disegni, delle casse di cattura. Diciamo, per quanto ricordi così a mente, 2 metri per 4, roba del genere, con una manciatoia all'interno, una porta che poteva chiudersi alle spalle dopo l'ingresso del cervo. Questo era tutto. Loro assicuravano l'assoluta affidabilità di queste trappole. Ma avevano dimenticato di dire che loro le catture le fanno in periodo invernale, durante gli innevamenti. Quindi catturano i cervi per fame, basta che mettano un po' di fieno, un po' di granaglie nella manciatoia interna a queste gabbie e i cervi entrano e si autocatturano. A noi proprio di neve mancavamo, e beh, di fronte a questo diceva, vedete di adattare, vedete voi, non so, noi altro non vi possiamo suggerire. Però partendo da questa idea anche noi cerchiamo di adattarlo, quindi approntammo diciamo piccoli recinti, soprattutto nella zona di Acqua Gallenti che ho già ricordato, via La Castiata, prima uno, poi due, poi tre, mi pare che arrivavamo a 5 o 6, adesso non ricordo più, dislocati là dove la frequentazione di questi cervi nelle ore notturne specialmente era più densa. Mimetizzati, recinti in rete, bella robusta, sorretta da pali, eccetera, mimetizzati in mezzo alla vegetazione o laddove inevitabilmente non c'era vegetazione, mascherati con frasche. Questi recinti abbastanza semplici avevano una porta d'ingresso, un cancello d'ingresso sempre aperto, costantemente aperto, con un filo teso a una certa altezza, no? 40-50 cm da terra, e molto sottile, però
bello resistente, battendo, urtando il quale l'animale avrebbe fatto scattare alle sue spalle il cancello e quindi si sarebbe richiuso alle spalle dell'animale. Questo era il sistema di cattura, abbastanza semplice, fatto con un paio di carrucole, molto semplice. E poi all'interno una piccola gabbia. Tenete presente la descrizione che ha fatto il dottor Mandas ieri parlando delle catture, no? Che ha parlato di un corral, no? Beh, un corral in piccolo, però nell'ipotesi che il cervo, una volta catturato, si sarebbe spaventato, ma avrebbe cercato verosimilmente un rifugio in qualche posto buio, scuro, appartato e non certo al centro del piccolo recinto. E infatti così fu. Ma anche questo poi, una volta che entrava, faceva scattare una porta a ghigliottina e sarebbe rimasto intrappolato dentro. Impiegammo un anno prima di fare la prima cattura, quindi approntato nel 79, questo, la prima cattura risale a dicembre dell'80. E vabbè, con santa pazienza, due operatori giornalmente, fin dalle ore, alle primissime ore del mattino, hanno sempre controllato questi recinti, hanno sostituito i mangimi, le esche varie, di varia natura, perché dovevamo invogliare questi selvatici ad entrare e quindi siamo ricorsi un po' a tutto. Dalle ghiande ovviamente, alle castagne nel periodo opportuno, e provi, dottor, provi col sedano, sa quanto, vabbè, proviamo col sedano, l'erba medica, e come no, con l'erba medica e altro, di tutto, carote, barbabietole, di tutto di più. Bene. Però la diffidenza portava questi selvatici a mangiare tutto quello che era sulla via del recinto, ma non oltrepassavano mai la soglia. Quindi all'interno il cibo rimaneva immutato, intonso, e veniva sostituito quello e anche quello all'esterno che non esisteva più, quindi giornalmente. Perché giornalmente? Perché? E costantemente perché? Con un costo che vi lascio immaginare. Ma perché non volevamo assolutamente rischiare di perdere per una qualunque causa un capo, o né rischiare che potesse ferirsi. Volevamo la certezza assoluta della cattura, senza traumi, senza ferite. Questo perché, insomma, non è che tutti avessero preso, sono in ritardo, vero? Dovete scusarmi. Le persone anziane hanno questo difetto, io lo vedevo quando anziano non era, lo vedevo negli altri, però adesso mi accorgo. Vabbè, faccio breve. Prima contemporaneamente però io avevo allestito, preparato insomma un progetto, il cosiddetto progetto CER per la salvaguardia e ridiffusione del cervo sardo, e l'avevo presentato all'assessorato difesa ambiente perché il comitato faunistico regionale lo esaminasse e lo finanziasse. Va bene, finì per finanziarlo, ma ci furono dei contrattempi che fecero perdere un po' di tempo. Comunque, quando al momento in cui nell'80, nel
dicembre 80 catturammo il primo cervo, il recinto di riambientamento di Scanoneris noi l'avevamo già allestito, recinto che poi è diventato, diciamo, il punto di riferimento per tante altre, anche per le esportazioni. E, va bene, nel frattempo si cominciava a parlare anche nella stampa locale e anche nazionale, almeno nella stampa, diciamo, di settore, di questo progetto CERVO. E qui vediamo il lavoro di Elmar Schenck, Dal cervo all'aquila reale, su Almanacco di Cagliari, dove ufficialmente fa riferimento al progetto che l'azienda aveva presentato e stava portando avanti, e quindi rappresenta che nell'83, insomma, 83, poi nell'84, poi c'è il bellissimo articolo anche di Domenico Ruio, così ti restituisco, bravo, e Cervo Sardo alta al massacro, no? Domenico Ruio l'avete sentito ieri, insomma, e poi arrivò la notizia che era stato messo all'asta Monte Arcosi, la tenuta di Monte Arcosi, che era una tenuta privata. I proprietari, era una società in effetti, i proprietari non avevano più interesse a tenerla, perché nuove disposizioni di legge avevano eliminato le riserve di quel tipo là, per cui preferivano venderla. Noi eravamo interessati come azienda Foreste De Maniano, perché nel nostro statuto c'era l'ampliamento e il miglioramento del patrimonio boschivo della regione, eccetera, eccetera, quindi eravamo in tema, però i nostri programmi di espansione territoriale erano condizionati chiaramente ai finanziamenti da parte della Giunta, e questi a loro volta dai programmi che noi presentavamo e che la Giunta doveva approvare e finanziare. Quindi un iter abbastanza lungo, per cui non avremmo mai potuto accedere a questo territorio di Monte Arcosi. Venne da me Antonello Monni, altro padre fondatore, compianto padre fondatore, era un medico, ma molto innamorato non solo della Sardegna, ma di questi aspetti peculiari. Venne da me a propormi, cioè, perché non acquistate voi? È in vendita, è ricchissimo di cervi. Dico sì, Antonello, hai ragione, ma non c'è questa immediatezza. No? Intanto non possiamo partecipare all'asta, perché un ente pubblico come il nostro non è che abbia il denaro cash per partecipare all'asta, c'è tutto un iter. Facciamo una cosa, acquistatelo voi e poi noi possiamo presentare il programma di acquisizione e vedere se la Giunta è d'accordo, lo acquisiamo da voi. E così, insomma, l'importante era evitare che cadesse in mani di speculatori che avrebbero continuato, insomma, a specularci su. A noi interessava soprattutto la conservazione del cervo. Perché anche il WWF era in difficoltà, bisognava procurare 600 milioni. Iniziarono una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica. Tutto 5 minuti. 5 minuti, bellissima, ma intanto sto raccontando gli antifatti, abbiamo praticamente quasi concluso. E la direzione generale del WWF a Roma decise una volta disponibili questi 600 milioni, no, di tenerlo, tenere la
questa oasi e di gestirla direttamente. Noi come azienda continuavamo il nostro programma intervallato da visite periodiche degli amici corsi che venivano per vedere un po' lo stato d'avanzamento e cominciavano a vedersi, diciamo, i primi frutti, perché nell'80 appunto avevamo fatto la prima cattura, poi a questa ne erano seguite altre e intanto avevamo catturato anche qualche semina pregna e quindi c'erano state anche le prime nascite. E gli amici corsi venivano per vedere, per filmare, per tenere caldo l'argomento. E finalmente arrivò il giorno in cui fu possibile effettuare la prima cessione. E vi racconto in particolare di questa cessione, perché c'erano ostacoli, ce ne sono stati tanti, come inevitabile quando si opera. E però qui c'era un problema di celerità del trasporto. Noi dovevamo assolutamente evitare lo stress da trasporto per queste bestie. Mai potesse capitare che qualcuna morisse in viaggio per lo stress. E quindi pensiamo agli elicotteri. In quegli anni c'era un problema, gli elicotteri. Noi non disponevamo di elicotteri, però avevamo un ottimo rapporto con le autorità militari dell'isola, con il comandante militare della regione Sardegna, col quale c'era una collaborazione nel periodo estivo per via dell'antincendio. Cioè durante il periodo estivo mettevano a disposizione della regione sarda all'epoca 4 elicotteri AB-205 e quindi chiedemmo la cortesia di fare questo travaso, questo trasporto. Ma c'era un problema, erano elicotteri militari che quindi non potevano sbarcare direttamente in Corsica perché occorrevano autorizzazioni ministeriali al più alto livello, né elicotteri francesi potevano venire in territorio italiano, elicotteri militari, senza quelle benedette autorizzazioni. Quindi come comandante militare della regione di Sardegna suggerì, cioè, bene, facciamo una cosa, noi ve li trasportiamo fino al decimo Manno, che è sede di un eliporto della NATO, un aeroporto della NATO, quindi internazionale, e della NATO facciamo parte noi e anche la Francia, poi i francesi vengono a prenderlo lì. E così facevano. Furono catturati due maschi, il primo viaggio l'8 di novembre dell'85, qui ne parla un anno dopo, però il primo trasporto fu fatto nell'85, 8 novembre, e accompagnai io queste due gambe che furono imbarcate all'interno. Ho visto l'esposizione di Dottor Mandas ieri su dei trasporti che avete fatti al gancio, no? Con queste casse che al gancio. No, noi non potevamo ricorrere a questo, dovevamo per forza metterli all'interno, sempre per ridurre al massimo i rischi per queste bestie. Quindi due maschi li accompagnai io. Il giorno dopo due femmine furono accompagnate da Madame Farny, che era la medico anestesista, che era venuta gratuitamente e con molta
molta disponibilità, aveva curato proprio la catturla, l'anestesia, eccetera. Le seconde casse arrivarono con i fiocchi rosa. No, ho finito. Abbiamo tutta una serie di interventi. Ho finito. Grazie. Bene, così, così è nato il processo oggi in atto, al quale auguro di continuare nel migliore dei modi, e per quanto ho visto ieri ci sono tutti i presupposti. Esistono sicuramente altri problemi, ma questi forse i relatori a seguire fugheranno ogni dubbio. Grazie dell'attenzione.